Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Scusate per il ritardo. Scusate per il ritardo, sono Lisa, o Scusate per il suo Irisi. ritardo. Insomma, sì. Gli ho rovinato la intro. Sì, ha ragione, è colpa mia. E con me c'è Ruben Saion, come al solito. E ragazzi, prima di cominciare, mi è stato proposto una cosa così all'improvviso. Mi è stato proposto di aprire il regalo che mi ha fatto Alex per il mio compleanno. E quindi vi subirete l'unboxing. Ci metterò. Alex, che salutiamo No, perché Alex sappiamo adesso che ti arriva, sta seguendo. li faccio spazio un pochino. Un Vieni. pochino. Lasciagli la webcam. Si vedrà, ti deve abbassare un po', Alex, se vuoi che ti si veda. Non vuoi. Non vuoi che ti si veda. Alex starà Oddio. così. Così è anche peggio. Perché? Ok, così No. va bene. Allora, A che aspetta. punto? Allora, io sono tremendamente. Purtroppo non vi. Vuoi che ti faccia spazio nella sedia? Perché Alex il blu è tipo Pokémon rosso e Pokémon blu, è vero? vi dico specificatamente che Alex prima mi fa così lo usi durante la live. E io non so che cosa sia. Assolutamente. Adesso, Ciao purtroppo Orbi. non vi posso. Buonasera Orbi. Purtroppo non vi posso far vedere il procedimento perché la webcam se si. Ah, ok. Grazie Alex. Grazie. Posso? Sì, Questo. cioè. Così non ci mettiamo 20 anni. Ok. Lo sguardo assatanato, Lisa, No, mentre lo non è preparo. vero. Non è vero. Ok. Chi Con la è che. copertina. Grazie, grazie Guli. Grazie Guli per l'host. Da dove lo ha? Cioè, lo straccio così malamente. Lo straccio. No, si è bloccato, non vedo. No, come si è bloccato? Ok, no, ora vedo. Tu continua, tu continua. No, iniziamo a mezzanotte. Vi faccio vedere cos'è. Si vede? Sono un po' in ritardo, quindi lo vedo tra qualche secondo. Ah, un professionale. Cacchio! Che io lo volevo comprare. Ecco, ecco perché hai detto così lo usi durante le live. Grazie. È bellissimo, tra l'altro, è bellissimo. Cosa migliore della maglietta? Ma infatti è una cosa bellissima. Voi in questo momento non lo state vedendo perché non l'ho ancora aperto, ma è dentro una valigetta bellissima. È bellissimo. Bellissimo. Però adesso non lo posso usare così subito. Aspettate che sistemo la situation. Ma no, cioè con quello più che altro faccio le live senza per forza dovermi mettere le cuffie, che va bene perché io devo sentire il gioco, ma cioè. È bellissimo. Professionale adesso. No, veramente bellissimo. Povero Alex. Grazie. Va È che io bene. ti vedo in ritardo, quindi non so effettivamente. Cioè, quando Detto hai questo, bloccato la webcam, l'ho visto tipo scusa, 30 scusa, secondi scusa. dopo. Detto questo, ragazzi, io credo che a questo punto la qualità delle live potrà solo migliorare. Cioè, io probabilmente guarderò la valigetta del microfono per tutta la serata e basta. Ma lo posso usare subito? Ecco, Elisa sminchiò il setup della No, live. più che altro. No, 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 allora, cioè Hashtag per tutti. ci starebbe, ma. Ci starebbe, ma ho il settaggio tutto da cambiare dopo. Scusate, ma sono un attimo ancora. Sono
Sono ancora un attimo sconvolta No, giallo. per il regalo. Allora, direi che cominciamo ad aprire. Intanto Undertale, questo lo chiudiamo. Noi non Noi non vediamo. vediamo, è vero. C'è la tua schermata col tuo faccione, ma Adesso vi non il condivido un giocone. secondo. È da fare per step, altrimenti si succedono cose unpredictable. Allora. Adesso dovreste vedere Ruben che si autospamma. Bravo. Ma beccato. Adesso dovreste vedere. Vedete tutti? Io vedo su Twitch, quindi direi che vedete anche voi. Sì, te lo confermo, sì. Perfetto. Tu vedi? Quindi direi che Sì, io ce l'ho andiamo. aperto da tutte e due le parti, quindi. Direi che andiamo. Allora, chi ha visto l'ultima live sa che abbiamo finito con l'esperienza mistica assieme al fantasma, tra l'altro una cosa bellissima a mio parere. E adesso siamo qui in questa zona silenziosa. La chiama così il gioco, zona silenziosa. Avevi qualche altra perla da dispensarci, Ruben? Vai a sinistra. Sì. Di qua. Comunque, se notate, il personaggio secondo me sto sempre assomigliando sempre di più al personaggio di Undertale, perché la mia espressione è tipo: Ah, la paperina! Ok, toccala e avrai 5 minuti di puro nulla. Questo piccolo uccello vuole portarti dall'altra parte. Accetti la sua offerta? Ma se mi porta dall'altra parte, poi mi riporta anche indietro? Sì, ci vorrà un po'. Addirittura 5 minuti. No, 5 minuti no, però un po'. Quanto il mio ascensore più o meno? Ragazzi, su Instagram poi metterò le foto belle della valigetta, perché assolutamente non gli rende giustizia a quello che avete visto prima. E poi Della io valigetta, non il contenuto. ho. No, del microfono. Voi non potete capire, io ho un debole assoluto per le valigette fatte così e. Di il nome della host. Me la ricordo che era tipo Unnecessary. Ah, non me lo ricordo. Unnecessary pi È possibile che sia unnecessary pixel? No. Bird Song. Ma senti, poi è un host, come si dice, potente anche. Eccolo. Birds that carries you over a disproportionately small gap. Ok. Bird, quindi un uccello che ti Sì, porta. ma è una natrina, cioè. Uccello Va bene. rimane. Allora, qua cosa c'era? Oddio. Scusate il mio British. No, co cosa? Bird that carries you over a disproportionately small gap. Va meglio così? Alex sicuramente dirà che ho una pronuncia di merda. E Alex uscì di casa. No, Alex si è messo le cuffie, quindi non sta sentendo. Magari ti sta seguendo su Twitch, salutiamolo. Salutiamo tutti. Allora, qua c'era la casa del fantasma, no? Sì, ma vai su pezzo per pezzo, tranquilla. Allora, qui. Qu qual era del fantasma, scusami? È quella a sinistra. Quella a sinistra. Quella Questa. azzurrina, E questa? sì. Boh, tocca. È chiusa a chiave. Di qua che c'è? Ma cos'è? Qua ti lascio girare tranquillamente, vai, vai, tocca, parla. Fai Che imbarazzo, cose. sono al lavoro adesso. Ecco, questa qua è Elisa quando Voglio lavora. dire. No, non è vero. Benvenuto alla fattoria di lumache della famiglia Bluck. Sì, sono l'unico dipendente. Questo posto un tempo andava a gonfie vele, ma il nostro cliente principale un giorno è scomparso. Adesso c'è solo un tizio peloso che si fa vivo una volta al mese. Parla con le lumache. Davvero, sto lavorando, non voglio che il mio capo si incavoli con me. Certo che parliamo con le lumache, ma c'è un tizio sdraiato in terra. Soprattutto considerando che sono il mio stesso capo. È una lumaca. Per qualche ragione non puoi fare a meno di chiederti che sapore abbia. Squish, squish, un grande viaggio ti attende di fronte a te.
Squish, squish. Arriva lontano e allungati oltre l'orizzonte. Squish, squish. Così squish. Beh, non mi sembra che abbia proprio quella forma, però insomma. Beh, ok. Sono fuori scadenza da molto tempo per una seconda casa. No, non riesco a capire com'è fatta questa lumaca. Non è una lumaca. Cos'è? Un essere? È una persona. È una sotto persona. Una. Sotto chioccia. Una cosa di una. Sotto un guscio di una chioccia. Sì. Che poi. Cioè, ecco. Questa è una lumaca. Le altre sono delle chiocciole. Mm. In realtà no. Questa lumaca sta contando delle banconote. What? È perché gli ha dato il guscio all'uomo. Ah, hai capito. Imprenditrice. Oh cielo. Il momento è giunto. Ti va di giocare a un gioco, si chiama Lampo Lumaca. Le lumache gareggiano e se la lumaca gialla vince, tu vinci. Per giocare fanno 10G, gioca. Dai, giochiamo. Ok, premi ripetutamente Z per incoraggiare la tua lumaca. È il tasto attacco? Pronti? Sì, immagino di sì. Pronti? Vai. Vai! Dai, dai! Ma perché non parte? Ma le sto parlando! No, spiegatemi. L'hai rotta! Ma è così che deve andare? Oh, sembra che tu abbia incoraggiato troppo. Ah, ok, che l'abbia incoraggiata troppo. Tutta quella pressione per vincerla, proprio innervosita. Oh. Allora, questo qua lo cerco adesso perché di solito perdo anch'io. Non pensavo ci fosse un modo per vincere, ma è... Intanto io guardo la valigetta. Incoraggiare la lumaca gialla premendo Z ogni volta che il punto esclamativo non è visibile. Ma io lo stavo pigiando. Ma non sempre. Cioè, quando non c'è il punto esclamativo lo premi. Troppo potrebbe far prendere fuoco la lumaca. Ok. Troppo poco non funzionerà. È vero, vediamo. Riproviamo. Ti va di giocare a un gioco? Sì, lampo lumaca. Le lumache gareggiano, sì. Premi ripetutamente Z per incoraggiare la tua lumaca. Pronti? Ma massimo 7 volte farlo. Ma compare non appena io pigio il tasto, eh? Aspetta, non premerlo più, fallo andare. Vedi? No, ok, non ho capito come si fa. Neanche stavolta. Fine gara. Avete entrambi dato il massimo, ma la lumaca sembrava scoraggiata. E te credo, cioè ogni volta che piso il pulsante... Oh. Non so se... Vabbè, ti conviene lasciar stare, più che altro perché finisci più i soldi. Più che altro per i soldi, sì. Ho sempre turbato sta cosa. Ah, lasciamo stare. E qua? Ah, ok, di qua. E basta, noi ci eravamo fermati qua. Ah, no, era più veloce, effettivamente. Va più veloce, non le dici niente? No, se premi tipo una decina di volte all'inizio e poi molli, parte più veloce. Vogliamo riprovare? No, vabbè, quanti intanto soldi non abbiamo? Non ne vale la pena, secondo me, quindi... C'era una cosa qua che mi incuriosiva, cos'è?
Boh, chiedilo al dammi. Salve, manichino. Cosa? 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 È solo un lavoro. È quello pazzo. Ah, è lui, quello matto. È casa sua. No. E di chi è? Sembra che non ci sia nessuno in casa. Prova a chiamare Papyrus. Papyrus, che stasera non lo posso dire perché Alex mi prende in giro se dico Papyrus. Drin drin. Quella è casa di un Oh, Dio, via. È casa di un Dine. Dovremmo andarci a passare una serata insieme. Sfidati. Via. Go away. Via. Però qua c'era... Ok, puoi continuare. No, di qua. Tanto so che finirà malissimo. C'è una chest qui. Andiamo su o giù? Su. Ehi, là! Ho un bel po' di robaccia che potrebbe interessarti. Che è che ha riscattato? In effetti avevo sete. Così è. Oddio, ma... Così. No, mi è venuto in mente adesso, qualcuno mi ha fatto... E Charlotte. Ha fatto bene. E mi cascò dell'acqua sulla valigetta, mi butto per terra, tipo non mi vedete più. Allora, parla. Su di te. Vivo ormai da molto tempo, forse troppo tempo. Studiare la storia è più facile quando hai vissuto tu stesso così tante cose. Ma perché? Ecco. Ha anche il cappellino. Buonasera, Coril. Anche il cappellino, così siete contenti. Allora, no, è caduto. Stai giù, Ratian, ti prego. Esatto, lei ci proteggerà. Allora, quell'emblema è? Non sai cosa sia? Ma cosa insegnano a voi giovani a scuola oggi? La mascotte, la Ratian. Quella è la runa Delta. La Delta Rune. L'emblema del nostro regno, il regno dei mostri. Scusa, ma di che... Ah, sta parlando di quella, io non la vedevo, scusatemi, pardon, non la vedevo. È qua la Ratian, Coril, l'ho fatto vedere prima. C'è anche il cappellino natalizio adesso, visto? Lisa non si è accorto che sono caduto. No, che fai, Ruben? Scusatemi. Vediamo se lo riprendiamo. Prova a uscire tu dalla la live, la vedo. Discord ha deciso di esplodere. Però... Prova a uscire dalla chiamata, Ruben, perché se la blocco io poi mi tocca ripartire con lo stream. Cioè, per streamarti di nuovo il gioco. No, ma mi scoccio, però. Prova a uscire dalla chiamata, ok? Prova a rientrare. Ma vedo proprio... Vedo proprio anch'io Discord che non rifunziona. Cioè sì, Discord, infatti, che strano. E prova Ruben a mettere. No, io non provo per ok. Io ti sento adesso, cioè, ma che cacchio. Ora ti sento. Non ti sentivo prima. Ma sai cosa? Ho cambiato il server ed è tornato tutto a posto. Gli insegnamenti di Cypher. Con questa bella musichina.
Allora, vi giuro che non vedevo la runa che c'era lì sul coso, invece adesso la vedo, ok. Ok, ora ricondividimi lo schermo. Non lo vedi? No. Oh no. Ma basta che lo chiudi e lo riapri, secondo me va bene. Tieniti forte, mi dici. Non mi fa vedere le applicazioni come... No. Dovrei rimetterla a schermo piccolo. Ma sei sicuro che non lo vedi? Perché io non l'ho fermato. Oh, mi dice... Ti stiamo... Oh, aspetta. Lo vedi? Vedo cerchietti. No, aspetta, no, non è vero. No, continua a dare... Ah, ok, lo vedo. Sicuro? Sì, sì, lo vedo. Senti? Lo vedo. Ok, perfetto. Lo vedo, lo sento. Ciao, Rauco, buonasera. Scusateli. Buonasera e benvenuto. Sì, soliti problemi tecnici. Allora, bel nome, eh? Come dico sempre io... È impossibile che il vecchio re pasticcino sappia dare dei nomi... Re pasticcino. Re pasticcino. È Asgore. Significato emblema, nuovo. Quell'emblema in realtà è precedente alla storia scritta. Il significato originale si è perso nel tempo. Tutto ciò che sappiamo è che i triangoli simboleggiano non i mostri qui sotto e il cerchialato sopra simboleggia qualcos'altro. Guarda caso. Molti dicono che sia l'angelo della profezia. La profezia. Oh sì, la profezia. Quante domande. Secondo la leggenda, un angelo che ha visto la superficie discenderà dai cieli e ci darà la libertà. Ultimamente la gente ha iniziato a vederla in modo un po' più tetro e a chiamare il cerchialato l'angelo della morte. Oddio. Un portatore di distruzione. Ma quello non è il simbolo di Deltarune. Deltarune non è... Un portatore di distruzione che aspetta di liberarci da questo reame mortale. Per come la vedo io, quando vedo quel piccolo cerchio, penso semplicemente che sia molto carino. Bene. Il re. Re pasticcino è un tipo amichevole, spensierato. Perché lo chiama re pasticcino, scusami? Saranno amici. Vabbè. Se continui a girare abbastanza lungo, forse lo incontrerai. Adoro fare passeggiate e parlare con la gente. Perché chiamo Dreamur pasticcino? Oh, questa è una storia interessante. Non te la racconterà, non me la ricordo. Ma se torni qui tra un po' di tempo, sono sicuro che me la sarò ricordata nel mentre. Allora, Undyne. Sì, lei è considerata un'eroina qui in giro, l'avevo supposto. Grazie solo al suo coraggio e alla sua determinazione, ha combattuto fino a raggiungere i ranghi più alti della Guardia Reale. Esatto, per un altro momento. In realtà è venuta qui poco fa a chiedere di qualcuno con il tuo stesso aspetto. Oh no! Io mi guarderei le spalle, giovine, e comprerei degli oggetti, potrebbe salvarti la pelle. Vediamo cosa vende. Compra. E lui puoi, a lui puoi vendere le cose forse. Cosa gli vendiamo? No, non si può. Ok. Oh, ma tutti che non vogliono comprare la roba. Però mi ha detto dove venderlo, al villaggio Temmi. Dove si trova? Non me lo ricordo. Incredibile. Ti ci porto io. Compra mela granchio, tè di mare, il taccuino. Taccuino lacero. Invincibile più a lungo. Ah, da te non serve attacco. Non suono male. Invincibile più a lungo vuol dire che quando prendi un colpo, non puoi prendere un colpo subito dopo. Non se l'hai notato? Sì, sì, è... Come si dice? È tipo Invincibility Frame, esatto. Ma... su Undertale. E, a te l'attacco non serve perché nella neutral non devi uccidere, quindi direi ok. E non è male avere un po' di... Sì, sì, non è male come cosa. Allora... Vedo che tocchi cosa. Prendiamo il taccuino e poi prendiamo... Ma di questi ce ne posso prendere più di uno? Sì, ma non servono. Ok. Prima round Massive, se no è la neutral, però abbiamo già fatto fuori chi doveva morire, Morire. Quindi andiamo avanti in
tra virgolette pacifist, cioè senza far fuori gente. Se Lisa non vuole, poi no, magari no, io vorrei continuare in questa direzione. Quindi prendiamo la mela. Male, prendilo. Prendi un tè. Come? Ah, hai 8 su 8. No. Vabbè, c'hai la cassa di Foria. Mica andartene, bastardo. È un negoziante, non se ne va. Chi l'ha detto? Usa lo scrigno? Sì. Allora, io ti direi di iniziare a buttare un po' di roba. Questo quindi... che cos'è? Il residuo canino? Dovresti controllarlo. Ti consiglio, posa un attimo il cibo, prendi gli oggetti che sono nella cassa, butta gli oggetti e poi rimetti la roba. Cane oggetto, guscio caniforme caduto dal carapace di un... il carapace di un cane. Cos'è che mi hai detto di fare, scusami? Si può mangiare, non mi ricordo. Devi mettere la roba nella cassa. No. Scusa. Allora, cosa metto? Allora, metti i gelati dentro la cassa. Ops, ho fatto una cosa. Prendi il... Ah, vabbè, occhio quelli. Prendi la bandana e il bastone e il coltello. Mi sto spaventando. Ok, molla lo sformato un attimo e prendi il coltello al suo posto. Sto facendo un attimo di pulizia, sì sì. Esci. E ora vai andando nell'inventario, posa tutto, cioè butta tutto quello che gli oggetti d'attacco che non servono, quindi il la bandana. Hai buttato bandana da tua per come si merita. Poi bastone e coltello. È stato buttato via. Perché solo la bandana si meritava di essere buttata in terra? Perché la bandana da duro. Coltello gioco è stato buttato via. Giocato. Ok, anche il guanto in realtà. Ma noi cosa abbiamo? Ok, puoi mettere direttamente anche già adesso... Mettiti già gli oggetti, così quelli li puoi buttarli via anche. Quali? Quindi il taccuino. Usa? No, aspetta, usa. Non ho capito. Ah, usa. Sì, sì, usalo. Ah, equipaggiato il taccuino lancio, benissimo. Ok, così c'hai addosso quello e puoi buttare l'equipaggiamento vecchio. Quindi le scarpette da ballo. E il guanto. Ah, che pulizia. In realtà tutte queste cose si potrebbero vendere... Oddio, potevamo venderle in effetti. Vabbè. Quindi prendo... No, questa no. Questo, ah, prendi i due gelati e lo sformato. E poi andiamo e a comprare... E molla il residuo canino. E basta. Ok, e ora vai a comprare l'ultimo comprare... oggetto. E poi, vabbè, l'altro oggetto che ti levi, tienitelo che magari lo si può vendere quello. Prendo... Prendi gli occhiali, sicuro. Meno 5 di difesa. Però. Infatti, per quello ho detto. Vabbè, ma... oppure no. Non so, dipende se preferisci... No, ti conviene, sai. Perché almeno non ti incazzi se prendi del danno di fila. Conoscendoti. Quindi? Prendo delle mele? Un tè, se non l'hai preso prima. Ho già preso. Ok. Oh no, sì, l'ho preso pure no. No, mi sembrava di no. E poi una mela? Ma se vuoi prenderla, cura 18, non è male. Posto. Ok. Basta, direi che... Sì, sì, basta, ora puoi uscire di nuovo. Attenzione alla fuori giovine. Questa e metti il tè nella cesta, ti servirà più avanti. Nella cosa? Il tè, nello scrigno. Hai detto cesta. Vabbè, la stessa cosa, sono abituato a Minecraft, scusa. Maria. Abituato, oddio, è deformazione di anni quindi fa. Quindi vado giù di qua? E devi metterti anche l'oggetto che hai raccolto, che hai comprato, che è occhiali opachi.
Ah, ecco, ok, ora puoi andare tranquillamente verso il basso. Destra. E qua Verso che c'è? destra. Ah, qua dovrebbe comparire un evento random che non è comparso, però. No, Tanto ci passerei più tardi. Qua. più tardi scorrendo sull'acqua come un cadavere. Secondo Esatto. No, veramente, no. No. Lisa fa spoiler. Non, okay. non sto facendo spoiler di niente. Feriti, esausti e timorosi per le nostre vite, ci siamo arresi agli umani. Sette dei loro più potenti maghi ci hanno sigillato nel sottosuolo con una magia. Qualsiasi cosa può entrare nel sigillo, ma solo esseri con un'anima potente possono uscire. I fiori. Ma non posso andare da quei fiori là? C'è No. solo un modo per invertire questa magia. Se un potere enorme, equivalente a sette anime umane, attaccasse la barriera, essa verrebbe distrutta. Oh God, mi è venuto un colpo. Che non ho più. Ho detto che succede. Giù dritto. Ma questo posto maledetto non ha entrate né uscite. Non c'è modo che un umano possa arrivare qui. Rimarremo intrappolati qui sotto per sempre. Quindi hai capito cosa vogliono fare? Vogliono utilizzare un umano per uscire, fondamentalmente. Ah, no. Vogliono sette anime Ah, umane sette anime umane per uscire. per distruggere la barriera che li blocca lì dentro. Oh lol. Nemico speciale, Temmie, compare per sconfiggerti. Qua è Temmie. un'imitatrice e più stai ferma, più la sua faccia tremerà incredibilmente forte. Ok, Verso osserva. destra la sua faccia. Osserva, Temmie non teme nessuno. Adora coccolare gli umani, ma tu hai un'allergia a loro. Oddio, no. No. Stai lontano, stai lontano. Ti tocca. Oh no! Oh no. E come faccio? Temmie sta provando ad ingoiarti. Temmie, che brutta cosa. Cosa vuol dire contrai? E cereali non ne hai, prova a parlare. Parliamo. Saluti, Temmie. Oh, sono Temmie. Ed ecco perché ho chiesto di Santi. scrivere così. Una uscita. Temmie ha scordato l'altro attacco. Fantastico. Hai vinto. Ma perché era disegnata così? Questa qua è l'avatar della disegnatrice Quella che hai detto che che. ha fatto la maggior parte dei. Ma E perché? perché no? Oddio. Vai, vai. Vado. Oh no, mi ha fatto l'inferno. Non dire così, per favore. Vediamo se mi ricordo. Le parti in nero hanno vie nascoste. Ma non mi ricordo se è qua o più avanti, forse più avanti. Ma che cavolo? Oddio. È andata bene. Via gelatina. Ma che? Oh no! Parla con quella gelatina lì che se la prende comoda. Imita. Ti avvicina gelatina all'improvviso. Guh. Oddio, cos'è? Cos'è? È Incredibilmente brutta. impressionante. Gelatina turbina per i fatti suoi in un angolino. Gelatona. Cosa vuol È dire disabbraccia, vi prego? di febbraccio allora. Che termine è disabbraccia? Febbraccio. Non abbraccia gelatona. Appresta il tuo rispetto del suo spazio personale. Roar. Eh già, Oddio. occhio che vanno verso l'alto poi. Gelatona sembra sentirsi a proprio agio con te nei paraggi. Buon per te. Hai vinto, hai ottenuto. Ok. Bene, vai verso il basso. Non posso andarci. No, 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 è qua in quella per lungo. Ok, questo. Ah ah ah.
Benvenuta nel villaggio dei Temmi. Oi, benvenuti al villaggio di... al villaggio Tem. Vedi perché ti avevo chiesto di scrivere il titolo così? Ah, ecco perché. Oi, sono Temmi. E questo è il mio amico, Temmi. Si chiamano tutti così, immagino. Ok. Ma perché scrivono così? Sono Bob. Oh. Ok. Ma il disegno qua? Grande storia di Tem. Ma che cos'è? Sei ancora o sei caduto di nuovo? No, 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 sono qua. Dovresti andare al negozio Tem. Salviamo. Senti qualcosa. Ti riempi di determinazione. Ma è scritto male così in maniera voluta? Sì, sì. Ok. The Tem. The Temmi. Ah, determinazione. Non l'avevo letto. Yeah, sono d'accordo. Dovresti andare al negozio Tem. Ok. Mani. Carini. Ma chi è Tem? Oddio, statua di Tem. Molto famosa. No, Motlo. Motlo famoso. Quello lì è inquietantissimo. Sì, veramente. Una sensazione di essere osservati. Ah, non riesco a farlo. Qualità video, vieni a me. Danza del fungo. Qualsiasi cosa voglia dire. Cosa? Vuol dire che hai vissuto una vita nel peccato. Cosa? È un nuovo sodo. Oh no! Oh no! Tem capisce. Anche Tem, allergica a Tem. Perfetto. Ma! Ma! Ok. Guarda uovi. Uovo, si schiuderà. Tem è genitore orgoglioso. Ma si schiuderà questo uovo? Questa è una bella domanda. È un uovo sodo, come fa a schiudersi? Bellissimo. Vabbè. Negozio time. Cosa dice Tem a Tem, je Tem. Perfetto. Sei bannabile. Eh? Bannabile? Cosa? Perché? Io la bannerei. Ah, lei! Parla. No, oh, non farlo, non parlarle. Perché? Vabbè, va bene, non le parliamo. No, no, parla, ma sarà molto impegnativo. La tua storia. Oi, sono Temmi. Ok, storia. Noi Tems abbiamo grande storia, vabbè. Sul negozio. Vai al negozio Tem. Ok, praticamente... No, no, questa cosa non la posso dire. No. Ok. E che faccio? Compro? Puoi anche vendere. Però hai un solo oggetto. Cosa paga università Tem? Come ti guardo poi? Credo di non capire la storia dei cereali Tem in sconto. È perché puoi dare i cereali ai Temmi se li becchi. Sì, sì, però insomma, vabbè. Prendo questi? No, no, ma non prendere niente. Non prendo niente, niente. Basta. Se vuoi prendere i cereali normali, ma se giusto se becchi un altro Temmi, ma sono incontri molto rari. Grazie per l'acquisto. Così per imparare a scrivere. No, infatti. Vendile tutù. Allora, vecchio tutù. Sì, infatti non sarebbe stato male vendere. Oh! Tu hai il vecchio tutù. Devo avere... Ma devo pagare per università. Temmo vuole ancora. Ma... Cioè, decidi te se lei te lo compra o no. Ok. Grazie.
non vendo nient'altro perché questi mi servono. Sono un po' sconcertata. E così dai, via. E basta. E questo è fatto. E questo è fatto. Probabilmente studia meteorologia. Loro piace tanto il tempo. Oddio. Ora fatta però quando No, ma facevamo tutte le serie. aspetta un attimo. Che succede? Faccio la danza del fungo. Ah! Clippate, clippate! Vuol dire che ha vissuto una vita nel peccato. Ma cos'è sta storia del peccato? Vabbè. Allora. Basta, torniamo indietro. Io che pensavo che saremmo andati a morire, guarda te. Ma qui dove andiamo, però? Tocca al nero. In realtà no, è dall'altro lato, devi tornare indietro. Ma guarda te. Oh no, assolutamente no. Fuggo. Flexa, flexa. Scampata. Dove vado? Torna indietro, vai, vai, torna indietro. È bella la musica che c'è qua. Sembra tipo solenne. Vado di qua. No? Sì, vai, vai, è il lato giusto quello, vai, segui la strada. Segui Ma non ci la va, non va mica. devi scendere. Ah, ok. E Pardon. devi Sì, scendere il... no, no. Scusa. In assenza di torce o magie per trovare casa, i mostri usavano i cristalli per muoversi. È molto ok, Oddio. tocca, toccalo. È a tempo. Sì, puoi continuare a muoverti, ma non vedi assolutamente dove vai. Io credo che fuggirò da tutti quelli che sono qui, se posso. Ma Se va, quel puoi. paese, la tua anima è sporca. Posso fuggire, grazie. Oh no! Aiuto. 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 Mannaggia voi! No. Beh. Ah! Ah! No, no, sopra, su, Era destra. qui! E Ok, basta, destra. vado di qua, no? Esci da questo posto infernale. Oddio! Ma lasciatemi in pace! Ti uccide. A bruciapelo, pa. Ondeggia pudicamente. Mi spiegate come si fa ad ondeggiare pudicamente? Alex. Mostraglielo. Gelatona turbina per i fatti suoi in un angolino. Fuggi. Posso fuggire, vi prego. Fatemi fuggire. La tua anima è sporca. Lo so, la mia anima è nera. Mi afferro. Scampata. Sì, scampata in un certo. Oh no. Ok. Oh no. Flash. Perché è buio che non sto vedendo niente? Ma lei continua a camminare. Nel nulla. C'è un fiore. Tocca il fiore. Dietro di te, lo sapevo! Cosa la fai a venire vicina? Che deve fare? Sette. Sette 8. anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re, Re Asgore Drimur, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore potrà finalmente infrangere la barriera.
riuscirà a riconquistare la superficie degli umani e restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Cioè, devo veramente tirare fuori il Furby che trema? Non lo so, l'ho visto, ho detto voglio cliccarlo. Fatemi finire il dia comunque questo. Poi no, voi non lo potete udire, a meno che non lo metta qui. Sì, si sente, credo. Un pochino. E restituire loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? No, questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima. Non ha comunque intenzioni amichevoli. O lo strapperò dal tuo corpo. È pronta a partire. O no? Crocinio. Perché? Undyne, ti aiuterò a combattere, ma sei folle! Piccolo bimbo senza braccia. No, smettila. No, no, che fa? Yo, ce l'hai fatta! Undyne sta proprio di fronte a te. Oddio, non mi dire che ammazza il bambino. No, hai detto che non si ammazza tra di loro. Hai deposto in prima fila il suo combattimento, guarda. Sì, ma il bimbo non ha ancora capito con chi sta combattendo. Un momento. Contro chi sta combattendo? Ehi! Non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Ok, scampata? È scampata? È scampata. È scampata? Oh well. E adesso? Vado su di qua? Sei ferma? Ok, ora puoi continuare a muovere. Senti una conversazione, vabbè, di passaggio. Sì, no, è prima di quelle dell'altra volta. Se ti dico il mio desiderio, prometti di non ridere? Ok. Ma certo che non riderò. Che bella sta cosa, però. Un giorno vorrei arrampicarmi in cima a questa montagna sotto la quale siamo sepolti tutti. Stare sotto al cielo, osservare tutto il mondo intorno. Questo è il mio desiderio. Senti ridere. Ehi, hai detto che non avresti riso affatto. Ok. Scusa, è solo che è buffo. È anche il mio desiderio. Ok. Tuttavia, esiste una profezia. L'angelo, colui che ha visto la superficie, egli tornerà e il sottosuolo diverrà vuoto. Ha senso. Makes sense. Makes sense. Esatto, sense. Yo! Ti prego, no. Piccolo bimbo. Esatto. Che fai? Io lo so che non dovrei trovarmi qui, ma vorrei chiederti una cosa. Caspita, è la prima volta che chiedo una cosa del genere. Io, tu sei un essere umano, giusto? Ah. Caspita, lo sapevo. Beh, lo so adesso, voglio dire. Undyne mi ha detto, sta lontano da quell'umano. Quindi ecco, immagino che ciò faccia di noi dei nemici o qualcosa del genere, ma tu sei senza braccia, cosa vuoi fare? Ma non sono bravo a esserlo, haha. Io, diresti qualcosa di cattivo così che possa odiarti? Cosa? Per favore. Ma io non voglio dire qualcosa di cattivo. Io? Cosa? Quindi devo pensarci io. Ma la va la spacca. Io, tu, mi fai schifissimo. Caspita, sono davvero una carogna. Io me ne andrò a casa adesso. Guarda come si allontana. Oh no! Aspetta, aiuto! Sono inciampato, come fai di solito. Sì, ma no. Sta cadendo da una colonna. Puoi andare ad aiutarlo, eh? No, no, no. Come faccio? È il tasto azione. Non fa niente. Ok, l'ha tirato su. L'ha tirato su. E io... Senti un po'. Se...
Se hai cattive intenzioni nei suoi confronti, dovrai affrontare me prima. Oh, che carino. Ecco, un diner è un po'... Restia a combattere. Non ci posso credere! Se n'è andata. Io mi hai proprio salvato la pelle. Era rimasta attaccata con la bocca, lui. Sì. Immagino che non potessimo davvero essere nemici. Ci toccherà essere amici, invece. Caspita, dovrei davvero tornare a casa. Ora piglia il lanciafiamma. Perché? Perché? Ino. Un Dine sta riflettendo. Devo eliminare quel nano. Scommetto che i miei genitori sono preoccupatissimi. Non cadere un'altra volta, disgraziato. Ci becchiamo. E invece cadde. E cadde così. No, ma vedi che è inciampato qui perché c'è un coso fatto male. Sì. C'è un gradino. È fatto apposta. Sì. Mi ha salvato il culo. Mi ha salvato il culo. Ok. E osservate la geologia di quelle stalattiti che si vedono in lontananza. Credo siano stalattiti, non si capisce bene. Stalattiti, stalagmiti, insomma. Biologa. Ok, ma non sono una geologa, io ho mai detto di essere una geologa. Il mio prof comparve in chat. Signorina Foschi. Oddio. Arriva. E l'hai già detto, 7. 7 anime umane. Rasgore diventerà un dio. 6. E quante ne abbiamo acquisite finora? Oddio. Capisci? Con la tua 7ª e ultima anima, questo mondo verrà trasformato. Quelle sono palesemente colonne di granito. Insomma, adesso granito non credo. Con la tua 7ª anima, questo mondo verrà trasformato. Prima però, come usanza per coloro che riescono ad arrivare fin qui, ti racconterò la tragica storia di Darth Plagueis. Ti racconterò la tragica storia del nostro popolo, o di Darth Plagueis. Tutto iniziò molto tempo fa. Quindi? No. Sai cosa ti dico? Non te la racconto. Ok. Al diavolo! Cos'è questa cosa alla JoJo? È proprio così. No, è JoJo intensificato. Oddio, che brutta! Ma è un uomo o una donna? È una donna, ma è un po' stortina di faccia. Sta intralciando le speranze. È un uomo del pilastro. La donna del pilastro. Sta intralciando le speranze e i sogni di tutti quanti. Adesso. Non esageriamo. Pillar Woman. Dai libri di storia di Alphys. Pensavo che gli umani fossero benevoli, ma tu sei solo una bestia senza scrupoli. Te ne vai a spasso nelle caverne, attaccando chiunque incontri. Ma che stai dicendo? Autodifesa? Ma per favore, non li hai uccisi per necessità. Non ho ucciso nessuno. Beh, in realtà Toriel... Li hai uccisi... Vabbè, li hai uccisi perché... Ma Toriel non l'ho uccisa io. Li hai uccisi perché lo trovavi facile, perché lo trovavi divertente. Credi che sia divertente quando i familiari delle persone non ritornano a casa? Lo trovi divertente? No, ma il tuo tempo è scaduto, delinquente. Non farai più del male a nessuno. È apparsa una guerriera in armatura scintillante, insomma. E tutto il dolore che hai inflitto ai caduti, ogni speranza, ogni sogno che hai ridotto in cenere, te li farò pagare a colpi di lancia. Sì, abbiamo capito che hai la lancia. Yeah. Oddio, 7 lance. Oh mio Dio. Yeah, ti mostrerò quanto i mostri possono essere determinati. Andiamo, vieni avanti e finiamola. Save point a destra, salva. Grazie a Dio. Prego, fallo, così non devi beccare il dialogo ogni volta. Il vento sta soffiando, ti riempi di determinazione. La vostra rimane, eh?
Bella Lost. Ma è il mostro della laguna. Esatto, è il mostro della palude. Eccoci qua dunque. Basta fuggire. Eccomi! Unguard. E che faccio? Undyne attacca. Cos'è? Spears of Justice. E Undyne in realtà è una... Il nome Undyne deriva da Undine, che era la ninfa delle acque della mitologia greca. Infatti, stavo pensando, probabilmente è ispirata a quella. E l'armatura invece che ha addosso è ispirata a Dragon Ball. Sì, si vede palesemente. Infatti stavo per dire, è l'armatura di Vegeta, poi... Vabbè. E che facciamo? Osserva l'eroina che non si arrende mai. Finché sei verde puoi non puoi scappare. Ah, perché possiamo anche fuggire da lei? Sì, è consigliabile farlo quando non sei più verde. A meno che tu non impari a guardare in faccia il pericolo. Non resisterai un secondo contro di me. Oddio, che devo fare? Ho il tuo scudo. Proteggiti dalle frecce in arrivo. Din... È un rhythm game. Non credo di essere adatta a quella tipologia di giochi. Ecco, ora dovrei esserlo perché è un combattimento. Beh, fa una suplex a un masso gigante solo perché può. Sì. Sì. Il nome Undyne deriva anche da qualcosa di spoilerino. Non lo facciamo. Non si dice. Io mi sono segnato le cose apposta e so quando... La supplichiamo. Dice a Undyne che non vuoi combattere, ma non succede niente, non l'avrei mai detto. Ma quando arriva il colpo? Ripararlo. No, parlo, così. Undyne punta eroicamente un dito verso il cielo. Dice a Undyne che non vuoi combattere, ma non so. Quindi questo non funziona, direi. No, devi continuare a pararti. Non sei in rotta. Vai. No, ti giuro che non ho capito. Devi pararti, la vedi la linea blu? Sì, ho capito, devo pararmi, però non ho capito se devo pigiare il tasto anche corrispondente alla freccia oppure. No, devi soltanto muovere. Okay. È uno scudo. E basta. Che faccio allora, quindi? Allora, supplica, al momento non fa nulla. Se fai sfida ti aumenta la velocità degli attacchi, credo. E supplica ti rallenta. Prova a sfidarla. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili, non gliene importa, immaginavo. Per anni ho sperato in un lieto fine. Ah no, ok. Undyne fa una suplex a un masso gigante solo perché può. Prova ad andare avanti con Kuga. Tanto i dialoghi vanno avanti. Con una delle due? No, fuga. Dopo non ho capito. Fuga. Ah, proprio a scappare. E tu devi scappare ora. Ma mi dice risparmi e basta. Continua a controllarci. Quando diventa rosso il cuore, devi scappare e corri forte. Ah, visto che non posso scappare adesso, che faccio? Continua, va bene, perché vuoi. Che la sfido. Ogni tanto va via l'audio, quindi non ti sento. Vai tranquilla. Attacchi sono troppo facili, i colpi diventano più rapidi, splendido. Ok, moriremo malissimo. Saltella impaziente. Ah, sì, sfida ancora. Ma dai! Ruota spazientita la sua... Forse è meglio che mi curi. Ma per ora, secondo me, ancora non riesce a tenerlo. Ma che sfidarla non voglio, perché cioè, se li fa così veloci faccio fatica a vederli e non funziona il D-pad. Aspetta un attimo. Solo che non so quali siano i tasti.
con la tastiera. O le frecce o WASD. Però non so. Credo sia WASD. No, le frecce funzionano. Le frecce funzionano. Quindi potrei provare a fare con quelle. Brava, brava. Vediamo. Vediamo. Ma porca boia. Sì, ma... Beh, okay, però posso scappare. Posso scappare. Sì. È andata bene che avevi curo? Cosa con la lancia? No, no, curo. Ma... Vado via. Scampata. E vai, corri. No! Aiuto! Ah! Ma più di così, cosa devo fare? Curati, devi farlo ogni volta. Ma mi devo curare adesso? Non posso. Sì, curati. Non mi fa curare. Devi aspettare che finisca il dialogo. Clicchi e continui. Che palle. Prendi gelati prima? Sì, tanto è solo questa, mi sta di cibo dietro. Che palle. Onestamente ti sto facendo un favore, io non vedo tutti questi favori. Dai, fa una suplex solo perché può, e l'abbiamo capito. E no, non voglio. Oh, sì, ma sono molto sadico pensando a quello che succederà dopo. Che stronza. Dai, saltella impaziente. Ah, sto vedendo la tua faccia in live. Che bastarda. Che io li odio i giochi così perché non sono capace di farla. Di farli. Bene, Dan bene, tiene bene. I pugni davanti a lei. Davanti a sé, scuote la testa. Dai, lasciami andare. Ma che cazzo? Va bene, corri. Verso nord, eh? Scampata. Vieni premuto nord, vai. Ah! Sì, ma dai! Cioè, io stavo premendo su. Che cacchio. Bastardo. È l'ultima volta che mi sfuggi. Quindi è... Ah, la sua faccia, ragazzi, sta iniziando. È orribile. No, dai, crucia. Sì, vai. Come siamo vestiti bene, hai recuperato 15. Alfis mi ha detto che. Cos'era? I mani sono determinati. Era quello rosso, è quello giallo. Va al contrario. Se arriva da destra, in realtà ti arriva da sinistra. Si sposta all'ultimo. Ah, ok. Sopra. Bastardissimo. Undyne mostra un sorriso minaccioso. Non la sfido più perché io veramente sto diventando strabica già a beccare questo. No! Ma cos'è? Si passa un dito sul collo? Dito sul collo significa forte. Giallo che mi ricordo che è città nella mia testa. Mi curo? O secondo te riesco a... Curati. Un disegno di un abbraccio? Destra. La hosta è veramente bellissima. Dai, mostra un sorriso minaccioso. No, non curarmi. Stupida. È diventata brava Lisa. Si passa il dito sul collo, sta veramente diventando strabica. Mm-hmm.
Destra. Wow. Ruota spazientita la sua lancia. Dai, ti prego. Fammi scappare. Vuoi crepare, piccola peste? No. Bastardi. Ecco perché abbiamo messo l'armatura col taccuino. Ora, corri tutto a destra, eh. Tieni già premuto appena fai fuga. Destra. Sì, ma lei corre più veloce di noi, non è giusto. No, che cazzo. Ehi, come va? Sei un idiota, Papyrus. Senti, stavo pensando... Tu, io e Undyne dovremmo uscire insieme ogni tanto. Ma va a quel paese. Sono sicuro che sareste ottimi amici. Perché non ci incontriamo a casa sua più tardi? Click. Sei un bastardo, Papyrus. Non ti ha fatto diventare verde. Quindi posso fuggire? Provarci. Scampata. Guarda che faccia che c'ha. Ti prego, Undyne, no. No, no, no. Teppista. Ma perché? Ok. Evita, evita di parlare con Sans, vai dritta. Ma volevo parlare con Sans. In realtà non so se ha un dialogo oppure no. Cioè, sta dormendo, quindi... Maybe no. Dio santo. Lasciami andare, dai. Lasciami andare. Che succede? Beh. Armatura. Troppo calda. Ah, ok. Cioè, lei è un pesce, tipo. Sì. Ma non posso arrendermi. No. Undyne, non farlo. Oh, no. Undyne. Un distributore d'acqua. Ne prendi un bicchiere? Sì. Hai preso un bicchiere d'acqua. Non morire! Dai l'acqua, Undyne, sì. Non lo fare. Oddio. Stai meglio? Sta benissimo. Un fiore. E adesso? Che scena drammatica. Cioè, ma manco mi ringrazia! Vai a vedere se... Undyne! Scusi? C'è qualcosa di strano in quella gavetta. Non c'è niente. C'è la neve più che altro sopra. Ma. Ma, non so che dire. Signora? Scusi? Vai, vai, continua a destra, tanto... Se n'è andata. Stai guardando la live, Ruben? Perché? Io e la Ratten siamo molto disappointed. Da cosa? Da tutto ciò. Ne è caduto anche il berretto di Natale. Talmente era disappointed. Sento delle turbe in questa live. Che cos'è? Signor Ostrica. Ma signor Ostrica, lei dovrebbe finire bollito qui. Ok. Ok, avevo sete, così sono venuto qui da cascate per bere qualcosa. Mi sa che hai sbagliato il posto. A cascate, che è pieno d'acqua. Sì, infatti. Io voglio dire una cosa a Giallo, perché col fan non le si è triggerato a Lisa né la chiamata numero uno, né al momento la chiamata numero due. Di che? Che di chi? Lui sa. Che sia questa la run fortunata che abbiamo provato a emulare noi con il fan? Chissà, vediamo un po' cosa ti becchi. Cosa? Perché ho appena visto una cosa che... Sarà carino. Cioè, voglio dire... Dica. Io ho rischiato la mia vita per dare l'acqua a quella donna e quella donna è andata via. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Salviamo. Salva. Vedere uno strano laboratorio in un posto come laboratorio dove lo vedi, ti riempie di determinazione. Lo vede ancora. Area di Undyne si chiama proprio. No, entrata lab.
Qui che c'è? Sono vivi, quelli di sopra. Questa è la morte. Tra la la, sono l'uomo del fiume. O forse sono la donna del fiume? Non che importi molto. Mi piace girare in barca, vuoi unirti a me? Suppongo ti porti dove abbiamo visto la spiaggia prima. Suppongo. Dille di sì. Ci andiamo? Ma ci può portare indietro dopo? Sì. Ti porta dove vuoi. Qui siamo. Vai a cascate, controlla la casa Yandaina. Allora si parte. Wow, 130 in autostrada. Tra la la, fai una pausa ogni tanto, non scappiamo intanto. Questo mi dà tantissime vibes da Hollow Knight, che c'è quel momento in cui prendi i cosi, i coleotteri, Insettone. esatto. Spero proprio che lei tornerà. Tra la la. E io non le vedo la faccia, però mi mette un po' a disagio tutto ciò. E vado a casa di Undyne. A nord. La la la. Sinistra. Se non sbaglio. Era sì, di qua. Ok. L'ultimo. Papyrus. Ciao. Stai scherzando? Ho trovato la figure di Papyrus, da sola, Sono singolo. trovato. Sì. Ho Oh, che gioia. chiesto a Undi Andine. se ne Andine. aveva voglia di uscire insieme. No, non è se è andata a capo a caso. Ok, ma ha risposto in modo strano. Dice che non può uscire con un assassino. Ce l'ha con te. Ma io l'ho salvata. Ma non toglierla. Ma non mi sembra di aver mai ucciso nessuno che è innocente. Anche se sono un tipo abbastanza brutale. Poi ha detto qualcosa riguardo il voler affrontare un cattivo, ma sembra debole per qualche motivo. È collassata appena uscita dalla porta. Quindi aspetto qui nel caso abbia bisogno di me, che carino. Dato che ho della gente che fa le cose per lei, penso che si toccherà uscire più tardi. Che facciamo? Niente, puoi andartene. Ma non risponde lei? No. Se bussi, Se c'è tipo. qualcuno dentro, non sta venendo da qui. Povero Papyrus. Ok, Allora, ora torna dalla signora. Del barra signora, barra signore del fiume. fiume. Oddio, ma ha la testa di un cane. La cosa, come si chiama? Barca. Come si chiama la parte dalla La prua? gonna, No, la quella a forma di sirena, dai, quella che c'è nella barca. polena. Aspetta, è la polena della barca. Tra la la, vuoi fare un giretto? Sali sulla barca, sì. Dove andremo oggi? Roventerra, mi sembra appropriato. Allora si parte. Via. Cosa? Perché stiamo andando dalla direzione opposta? Dei temmi è posto il luogo, la stanza prima che della lanterna si spenga il fuoco. Che sta dicendo? Ci saranno indicazioni su come trovare i temmi. Perché Ah! in teoria è una conoscenza segreta, non la si trova. Carina! Spero proprio che lei tornerà. Tra la la. Va bene, ciao. Il fatto che non mi faccia pagare è splendido. Sono due energumeni che nessuno sa. Energumeni. Risolviamo. Ciao, energumeni. Scusa, Undyne ci ha tipo detto che c'era di sicuro un umano nei dintorni, ma come diavolo si muovono questi? Quindi, tipo, noi guardie reali stiamo sbloccando gli ascensori per ora. C'è l'umano quello. Anche se È comunque molto. infatti, il molleggiato. Anche se comunque gli ascensori non funzionano, ci impegneremo, Miss Undyne. Che c'è? Ok,
Te vuoi? non parli, sei come cosa? E Henry Henry è... come si chiama quello che fa solo... Orazio. Horus Lab. Oh, questo sarà il mio futuro laboratorio, sappiamo mai nella vita. Hai presente tutte le telecamere che abbiamo trovato? Strada facendo. Infatti. Oddio. Toccalo. Sei tu. Quanto pare. È troppo buio per vedere vicino alle pareti. No, no, per ora è troppo buio. Ma quella è un'action figure. Infatti vedevo. Preparati, sarà sconvolgente. Posso andare su di qua? No, Posso? perché è scendere. Mi è morto Lisa. Esatto. Sarà molto sconvolgente la seguente cosa, quindi. Troppa luce. Oh, mio Dio! Non mi aspettavo che arrivassi così presto. Non mi sono lavata, sono vestita male, tutto in disordine. Ah, il camice. Buondì, sono la dottoressa Alphys, sono la scienziata reale di Asgore. Ma... ah, non sono una dei tizi cattivi. In effetti, da quando sei uscito dalle rovine, io ho... osservato il tuo viaggio tramite la mia console. Le tue battaglie, le tue amicizie, tutto. All'inizio volevo fermarti, ma guardare qualcuno da uno schermo ti fa davvero tifare per lui. Quindi, ora voglio aiutarti. Con la mia conoscenza posso facilmente guidarti a Roventerra. Conosco una strada diretta per il castello di Asgore. Beh, in effetti, c'è solo un minuscolo problemino. Tempo fa ho costruito un robot chiamato Mettaton. Originariamente... MTT. Presente quando leggiamo MTT? Nelle telecamere, nella cassetta, Sì? nella musica MTT. Sì? Metaton. Originalmente l'avevo costruito per essere un robot da spettacolo. O, sai, tipo una stella televisiva robotica, qualcosa di simile. Comunque, di recente ho deciso di renderlo più utile. Sai, giusto qualche piccola e pratica aggiustatina, mi immagino quale sia. Qualcosa come... funzionalità da battaglia antiumano. Oddio. Ovviamente, vedendoti arrivare, ho subito deciso che dovevo rimuovere quelle funzionalità. Sfortunatamente, potrei aver fatto un erroruccio microscopico nel lavoro. E... ora è un'inarrestabile macchina assassina con sete di sangue umano? Ma... con un po' di fortuna non lo incontreremo, con un po' di fortuna. Hai sentito qualcosa? Guarda che rimbalzano. No, arriva. Oh no! Occhio, eh. Oh sì! Oh, sì. Benvenute, bellezze. Cosa? Al quiz show di oggi? Oh sì, posso confermare che sarà uno show fantastico. Cos'è sta roba? Tutti quanti fate un caloroso applauso al nostro fantastico concorrente! Che sarei io? Eh beh. È la tua prima volta, tesoro? Nessun problema, è semplice. C'è solo una regola. Rispondi correttamente. Oppure muori, ok? Mettaton ti sta attaccando. Che bella. Perché piangi? Il suo corpo metallico lo rende invulnerabile agli attacchi.
Quindi in ogni caso lui non lo puoi attaccare. Difesa 255. Iniziamo con una domanda facile. Qual è il premio se rispondi correttamente? Allora, io qua ti faccio rispondere. Ti consiglio una cosa. Guarda Alphys quando ti fa le domande. Ok. Però no, non so perché mi sono spostata appena e ha preso la domanda. Perché appena ci vai sopra ti risponde. Oddio, ecco il tuo magnifico premio. Qual è il nome completo del re? È questo. Corretto, che risposta magnifica. Il quiz show continua. Osserva. Adesso basta parlare di te, ora tocca a me. Di cosa sono fatti i robot? Ah, ma guarda! Lei ti suggerisce! Ah, il quiz show continua. Ma se piango? Se piango, che succede? No, non ditemi che è caduto di nuovo Ruben. Non ditemi. Ah, sì. Mi sente? Sì che la sento. Cosa ha fatto? È Discord che fa robe. Ah. Comunque ho visto che lei ti suggerisce. Sì, ma da poco, Gonzalo, non ti sentivo più, quindi... Ok. Allora, se faccio piangi, cosa succede? Che ti metti a piangere. Niente. In diretta tu, davanti okay, a tutti. Piange, frignare contro le regole, fantastico. Ecco, un'altra facile per te. Due treni, oddio, cos'è? No, non la leggo neanche. Magnifico, sono sbalordito, gente! Il quiz show continua. Che bella che è la che musica. Bello che è Metaton. Questa è una delle mie preferite di Osco. Non contare sulla tua vittoria. Quante mosche ci sono in questo barattolo? Ma scusa, lei come fa a saperlo? Corretto! Ce l'avrà messa lei. Che fortuna! Il quiz show continua. Voglio il pupazzetto anche di lei. Facciamo un gioco di memoria. Che mostro è questo? È la craccarana lì, dove cacchio è. Ma... ma sono andata io perché pensavo che fosse la craccarana. E invece mi curerei, non so. Anche se non credo di sbagliare se guardo. Ma curati, tanto non va avanti. Che prendo? Non ti attacca, sono soltanto le domande. È la mela? Mela granchio. Vai. Ma riesci a indovinare questa? Baceresti un fantasma? Oddio, lei non mi suggerisce. Eh beh, non capisco cosa c'è da suggerire. Ah, ok, scusa, non... non ci ho fatto caso, ne ho lette solo due. Il quiz show continua, vai. Ti giuro, non ho visto, mi sembravano due, solo due uguali. Il suo corpo metallico, lo vabbè, ok. Eccone una semplice. Quante lettere ci sono nel nome Metaton? Vai. Ovvio che era facile per te. Sta aumentando. Sì, no, infatti ho visto che l'aumentava. Ma quante domande ci sono? L'artiglieria pesante. Nel dating simulator, Mew Mew, Kissy Cutie, qual è il cibo preferito di Mew Mew? Oh, questa lo so! È una Wibu. Un messaggio davvero potente. Alphys. Non starei mica aiutando il nostro concorrente, vero? Oh, me lo avresti dovuto dire. Farò una domanda di cui sicuramente sai la risposta. Per chi ha una cotta la dottoressa Alphys? Che diavolo ne so io? Eh? Ah. Per lei. Ma perché? No, aspetta, non ho... Vabbè.
L'ho capito, l'ho capito pure l'umano. Scopriranno cose. Si scarabocchia il suo nome ai margini dei suoi appunti. Chiama le variabili nei suoi programmi come lei. Buonasera, benvenuta. Benvenuta, sei Ella, no? Ciao, credo Ella. Sì. Chiama credo. Le variabili come se non è lei, suoi... ciao. E oh, grazie. E benvenuta. Scrive persino storie di loro assieme. Oddio. Fiction. Fanfiction, vivendo assieme. Probabilità che abbia una cotta 101%. Margine d'errore 1%. Bene, bene, bene. Con la dottoressa Alfis che ti aiuta. Lo show non ha un'atmosfera drammatica. Non possiamo andare avanti così. Ma questa era solo la prima puntata. Nella prossima più drammi, più storie d'amore, più spargimenti di sangue. Alla prossima, tesori. Ok, anch'io vorrei avere, come si dice, la capacità di volare via con i razzi. Sicuramente sarebbe una cosa, come si dice, ma è troppo carina lei, voglio anche la figura sua. Cioè, no, allora, quella per adesso quella di... Aspettate, no? Alex. Non mi sente. Ale, cuffie. Voglio quella di Papyrus e la sua... No, stavo dicendo Papyrus, pensavo che tu... E quella di questa qui. Da notare il cartello sul cesso che ha la sua immagine. Quella lei. Cioè, è un dinosauro. È un dinosauro, sì. Un drago, quello che... Beh, è stato sicuramente interessante. Controlla da dove è uscito Metaton. Hai un buco nel muro, cara, comunque. Ma è vuoto. Tasta, tocca. Lo spazio dietro la parete è davvero piccolo, ampio qualche metro. Quindi non si stava muovendo Metaton, era lì già prima. Ok. Quell'ultima domanda non avrebbe dovuto farla. Ora puoi toccare le figure che ha sulla scrivania. Però non ho capito. Non ho capito se lei è una lei o un lui. È una lei, è una lei. È una lei, ok. Però le piace Undyne. No, no, ma cioè non avevo mica niente. Però non avevo capito il suo genere, era quello il... Aspetta. Lascia che ti dia il mio numero di telefono. Oh, che carino! Anziata. Così, magari, se ti serve aiuto, potrei... Ok. Dove hai preso questo cellulare? È tipo vecchissimo. Non puoi nemmeno messaggiare. No, ma non era per quello, cioè... dico... Charlotte in chat, non era per quello. Non avevo capito... Non avevo capito il suo genere, effettivamente. Non avevo capito se era una lei o un lui. La Ele capì il suo genere alla fine della serie. Per non si sa quale motivo. Ecco, l'ho migliorato un po'. Puoi messaggiare, gestire oggetti. Ho messo un portachiavi. Addirittura. Ti ho anche registrato nel social network numero uno del sottosuolo. Oddio, quello in cui sta Papyrus. Ora siamo ufficialmente amici. Amiche. Sì. Perché non hai amiche? Vabbè. Perché non sai il sesso del personaggio. Ok, giusto. È generico. Perché non dice niente? Vado un attimo in bagno. Perché? Si sente a disagio. Ah, ok. Tocca la scrivania. Ma cosa sta facendo? E si vede la coda da sotto. Ah, in realtà sono i piedi quelli. Tipo agitata. È una statuetta mal ridotta di una ragazza umana con le orecchie da gatto. È una tazzina da tè gialla a forma di lucertola, è piena di cedrata. È un computer. Sta visualizzando un qualche puzzle a nevischio. È un computer. Un qualche puzzle a nevischio. Qual era il puzzle che ha fatto Papyrus all'inizio? Infatti. Non l'aveva... La stessa forma di Metaton. Non l'aveva fatto, l'aveva fatto lei il puzzle che diceva, quello famoso dei colori. Il frigo è pieno zeppo di noodles istantanei e cedrata, che schifo. Prendi un pacco di noodles, quelli se li prendo. Hai ottenuto noodles istantanei.
Ma non sa che dicevo per cani, mezza vuota. Non ci avevo fatto caso al fatto che con noi ci hanno sempre riservato dei pronomi maschili. È il simbolo di una toilette. Di un dinosauro. Vado su. La stanza, tocca la porta. No, non l'apre però. Dei piedi gialli vanno avanti e indietro. Dei piedi gialli. Libri. Libri di scienze, sembrano molto impolverati. Non li apre mai. Tutti questi libri sono etichettati storia umana. Lo leggiamo? Sì, sì, vai. Sfoglia un libro. È un fumetto di un robot gigante che combatte una stupenda principessa aliena. Non ti sembra molto accurato? VHS e DVD di vari cartoni animati. Sono tutti etichettati storia umana, ma... Lei guarda anime e legge manga. Ah, ok. Cioè, infatti mi sembrava un po'... Tutti questi libri sono etichettati storia umana. Sfoglia un libro. È un fumetto. Ok. Due chef... Cosa? Due chef mezzi nudi si stanno lanciando fra loro dei pancake energetici. Non ti sembra molto accurato, in effetti. Tutti questi libri sono etichettati, vabbè, leggi uno. È un fumetto. Un crudele androide corre verso una scuola con un toast in bocca. È vero? È cosa? È Food Wars, ha ragione, Charlotte. Sì. Che in effetti non stanno mezzi nudi, ma il togliersi il vestito quando assaggiano i cibi vari. Non ti sembra molto accurato? Che è sta roba? Da questa strana macchina gocciola della melma rosa. Oddio, cos'è quel disegno lì? È un mega poster. È un mega furry. No, donna antropomorfa con le orecchie da gatto. È impolverato. È impolverato, quindi ci lavora poco. Esatto. Guardaroba pieno di camici sporchi, c'è un unico vestito pulito. Fa la lavatrice. Ci sono delle lettere dei vari mostri, Cracrana, Ghiacci, Caltolà, sono ancora chiuse. Ma perché? Neko Girl di Elon Musk. No, cosa? No. Cos'è Neko Girl di Elon Musk? Niente. Non ho sentito, è andato via l'audio. Hai detto niente. Quando non è in uso, questo letto si piega in una scatola facilissima da disegnare. È un letto questo? Volevano fare, c'era Elon Musk che chiedevano di creare delle Neko Girl. Okay. Questa non la sapevo, mi mancava in effetti. Un poster promozionale per la premiere di Metaton in TV. Su un lembo c'è scritto: grazie per aver realizzato i miei sogni. Okay. E c'è un poster perché gli chiedevano tipo fai delle cat girl, e lui ha messo una foto di una ragazza gatto e ha detto: ma io lo sono, questo è un mio selfie. Cosa? Ma in che senso? Sì, si è bloccato un attimo lo stream. Datemi un istante, arrivo subito. Lisa è scappata. Non so se vi ha mutato, quindi parlerò. E niente, banniamo Lisa? Facciamo bannare Lisa? Abbiamo fatto bannare, quindi ok. E dopo questo angoletto su... Guarda che ti ascoltavo, Guarda che ti ascoltavo. Ne approfitti per cosa? Allora. Comunque, mi sembra giusto, assolutamente corretto. Andate tutti a seguire Ruben Saiyan. Abbiamo un gruppo Telegram tutti insieme. Sì, esatto, vi ricordo la presenza del nuovo gruppo Telegram da poco inaugurato, episodio crossover, gruppo Telegram mio e di Ruben Saiyan e di per il podcast. Facciamo il show anche a lui, che ci sta. Cosa sto scrivendo? Sì, lo faccio io. Bravo.
Se volete ulteriori informazioni, chiedete o a me o a Ruben Saiyan oppure a... Ferro o a qualsiasi elemento del gruppo, in principio. Esatto, esatto. Non so perché, ignoro perché fosse sparita la webcam, ma almeno è ritornata. Bene, ritorniamo a giocare. No, no, era sparita sul serio mentre ho fatto il solo, non so perché. Allora, scendiamo, discendo. Ma le telecamere mi seguono in continuazione. Ma lei è uscita dal bagno? Sì. Dove è andata? No. Sì, invece. È andata di là? No, è andata in posti che tu non sai. Quello è un grosso cubo. No, infatti l'avevo già visto il cubo. L'hai toccato? Sì, mi ha detto che era il letto, chiuso. Ah, ok. Ora puoi andartene. Ora me ne vado. Me ne vado. Via, via. Ciao. Alphys ha pubblicato uno stato. Appena accorta che non ho visto un Dine vs. L'umano. Cosa? Si è perso il combattimento. Alphys ha pubblicato uno stato. Beh, tanto è imbattibile, glielo chiederò dopo. A cosa? A un... Dine. La ship ormai è conclamata. Per ora devo chiamare l'umano per fare da guida. Ok. Oh oh oh. Di qua direi. Vulcarina passeggia in zona. Vulcarina. Che carina. Ah, braccia no, che prendo fuoco, immagino. Pensa erroneamente che la sua lava curi le persone. Ah, ti aiuto. Lava curativa. Oddio. Ah. Calci in faccia. Vulcarina sfila per la stanza. La critico perché questa cosa è assolutamente antiscientifica. Cioè, diglielo. Dice a Vulcarina che i suoi attacchi non aiutano. Ah, non aiuto, ok. Vulcarina sta nell'angolino, ecco, stiamo nell'angolino. Abbracciala, abbracciala, poverina. Dice a Vulcarina che il suo di dietro sembra un... Ma cosa? No! Immondizia, ah. Piccoli rivoli di lava fuoriescono dagli occhi di Vulcarina. L'abbiamo traumatizzata. Piange. Incoraggia, dai. Abbracciala, abbracciala. Abbraccio cosa? Dici che Vulcarina sta facendo un ottimo lavoro, i colpi diventano estremi. Ah, do il massimo. Oddio, aiuto. Vabbè. Vulcarina sfila intorno a te, bene. Ciao Vulcarina. Body shaming, ma in realtà non volevo offenderla io, cioè pensavo che si sarebbe limitata a un'offesa così goliardica. Body shaming non è vero, ma la funzione di tutto questo? Fate un giro. Alphys ha pubblicato uno stato. Alphys è un po' come me, chiamerò a minuti. Sì, è molto molesta. Aspettate un attimo, perché io ho l'impressione di aver messo la webcam un po' spostata rispetto a come era in origine. Esatto. E questo non mi piace. Chiamerò a minuti. È molesta, Alf. Oddio santo, che è sta roba? È tranquilla, basta che ti fai portare. Sì, sì, beh. Sì, ma a livello visivo è tipo crisi epilettica in instant. È bellissimo l'emoticon, l'ha messo anche Charlotte. Salviamo. Ma scusa, Undyne qua però non può venire perché sta malissimo altrimenti. Eh sì, infatti non ti sta seguendo più. Aha. E questo? Odio usare il telefono, non voglio farlo. LMAO. Perché non vuole usare il telefono? Che ne so perché io? Perché non vuole usare il telefono? Ma perché è timida, non vuole chiamarti. Ah, ma sai che io conosco un sacco di persone che non vogliono chiamare al telefono perché si vergognano? Solo perché si vergognano. Non so. Oddio, cosa?
Tsundaereo si mette in mezzo, non intenzionalmente o altro, è uno tsundere. Agisci, osserva, sembra cattiva, ma non è che segretamente le piaci. Chiamare al telefono soprattutto per prenotare roba è una cosa traumatizzante, ma io in realtà cioè, faccio talmente tante gaffe quando telefono tipo in pizzeria, che ne so, cioè, perché giustamente, cioè, tu telefoni in una pizzeria che magari ha solo pizze e dici vorrei un panino, no, vorrei ordinare una pizza, e la gente dovrebbe risponderti grazie al cazzo, c'è, cioè, una pizzeria, vabbè, ma non sono tutti antipatici come te che rispondono, no, io non risponderei mai così, però cioè è una considerazione che ogni tanto faccio. No, mi capita tipo bloccarmi mentre sto dicendo alcune cose, di impappinarmi, eccetera, eccetera. Allora, però non ho difficoltà a chiamare, chiamo lo stesso. Prima magari penso mentalmente cosa devo fare, cosa devo dire, però. Cosa faccio su un aereo? Ah, beh, boh. Ma no, perché dovresti piacermi? È chiaro che no, non mi piaci. Doggia. Lo sto facendo. Lo meglio. Tsundaereo ti guarda, poi alza il suo naso. Qual è il cos'ha in testa Tsundaereo, scusami? Ho un cappello o una parrucca, direi. Come quando lavoravo al banco formaggi e mi chiedevano del formaggio. No, vabbè, allora cioè, ci sta, se tu sei un ristorante, magari hai anche altre cose, cioè ti chiami, ordini, voglio questo. Ma se sei proprio una pizzeria che fai solo esclusivamente pizza, cioè, agisci, corteggiamo Tsundaereo. Dice a Tsundaereo che ha delle gran belle ehi, belle turbine. Ehi, hai delle gran belle turbine. Oh, ma che dici? Cielo, ma che dici? Come quando fanno i complimenti a me che dico stai dicendo una cazzata. Tsundaereo scuote il suo naso con sdegno. Da notare, i miei personaggi preferiti degli anime sono tutte tsundere, quindi che faccio? Avvicinati, ti avvicina a Tsundaereo, ma non troppo. Umano, oddio, devi toccare il verde. Sì, l'avevo intuito, però mi ha preso in pieno. Oddio, sta arrossendo. Tsundaereo accidentalmente ti colpisce con la sua ala. Corteggiamo. Questo è un corteggiamento peggio di quello con Papyrus. Dice Tsundaereo che ha delle alette laterali carinissime. Ma che dici? Oddio, mi bombarda. Aiuto. No. Profuma di bancarella di profumi in un aeroporto. Detta anche... Bancarella dei profumi. No, Duty Free. Tsundaereo, possiamo finirla? Beh, se fai osserva non le fai nulla. Aiuto. Devi continuare a provare a corteggiarla, non ci voglio provare con lei, un aereo. Corteggiamo. Oh no. Grazie rega, bombarda. Cosa? Salutiamo tutti gli amici di Parma. Esatto, no. Per l'ultima volta. Avvicinati. Ti avvicini ma non troppo. Umano. Grazie che mi curi. Grazie. Oddio. La sto facendo diventare. Oh no. Ok, però puoi fare pietà. Risparmia. Ciao Tsundaereo. Ma perché l'è andata via la parrucca o quello che era? Ma no. Poteva andare peggio. Poteva schiantarsi. No. E dunque. Ok. Allora, io immagino di non poter andarci qui, immagino, credo. Bella la musica. Però mi dice di andare di là. No, devi andare sulle frecce. Tocca la freccia. Devo andarci sopra. Tocca la freccia. Sì. Vai. No, non fare fidati. E poi? E sinistra prima. Alphys ha pubblicato uno stato. OMG, è da 5 minuti che ho l'unghia. Cosa vuol dire? Che sta provando a chiamarti, ma non ha coraggio di farlo. OMG, lo sto per fare, sto davvero per chiamare. Perché? Brin, click.
chiunque fosse ha riattaccato prima che tu rispondi. Però Alphys, deciditi, santo cielo. Cos'è? No, okay, no, in realtà allora potevi andare prima a destra, forse. Quindi vado prima a destra. Ciao! Sì, non so cosa c'è. Quindi i laser blu, voglio dire, qui Alphys, ciao. I laser blu non ti danneggeranno se starai fermo, l'avevo intuito. Quelli arancio, dovrai muoverti, e loro... loro non... passa attraverso quelli, ok? Ma mi ammazzano se sto ferma. No, questi qua sono quelli arancioni. Sì, ma non mi ha dato nessuna spiegazione. Comunque, dov'è che dovevo andare? Vai giù un attimo. Qua. Prendi... Sì, 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 vai giù. E poi tu da destra. Mamma mia, siamo potentissimi. Quindi giù di qua? Sì, non mi ricordo cosa c'è più che altro. Pirocorda si allaccia al combattimento. Vorrei continuare. È calda abbastanza. Oddio, no. No. Che devo fare? Devi muoverti attraverso il rosso. Se ti muovi... Ah, se mi muovo non mi succede niente. Ok, non so perché, ma mi ricorda un personaggio di Regular Show. Ha una citazione colta a una canzone che si chiama Robert... Non la conosco. Colta, come le mele. Colta, non colta, colta. Brava Lisa. Versi un po' d'acqua nella pentola e la metti su un forno. No, ma Dio santo. Lisa smette di parlare. No, mi stavo concentrando su quello che sta succedendo. Sta bollendo. Metti un dolce nella pentola. Oddio, 4 minuti restanti. 4 minuti veri. No, però sarebbe stato molto bello. Un minuto, dai, forse. La cottura dei noodles è finita. Non hanno un sapore molto buono. Aggiungi il pacchetto di spezie. È già meglio. Non ottimo, ma meglio di prima. Hai mangiato i noodles? Madonna, che schifo. 4 hai recuperato, eh. Sì, infatti. Fai notare. Oddio, aiuto. Mi ricorda sta ridacchiando a denti. Ne prendo qualcos'altro. Cosa mangio? Che mangio? No, agisci. Agisco. Agisci. Raffredda. Soffi su pirocorda. Le sue fiamme si attenuano. L'attacco di pirocorda diminuisce o quel che è, insomma. Ma va, Flappy quel Birds. Paese. Pirocorda è protetta dal suo sorriso accattivante. Lo raffreddo ancora? Non lo so cosa bisogna fare con lui, sinceramente. Quindi... Invita? Inviti Pirocorda ad uscire. Scusa, ho le mani legate. Che battutone. Dai. Che è successo? Aha! No. Ma... Siamo... Ma successo questo, cosa succede? Ricominci il gioco. Non credo, allora che senso ha fare i salvataggi? Allora non chiedermelo. Pirocorda, sei un bastardo. No. No, così ci hanno perso il combattimento con coso. Con il... Destra. Oh no. Vabbè, sai che fare. Se la corteggi, le becchi tutte, te la fai subito. No, non era corteggio, forse era avvicinati. No, era corteggio anche. Forza. Ma perché? Volevo far avvicinare. Oddio, aiutaci. Ma io voglio far avvicinati.
Fissata. L'ho visto, me ne sono accorto. Fissata di nuovo. Avvicinati. Vai. Umano. Ok, fatto. Basta. Pietà. Pietà. 60 euro comunque, signori miei. Dov'è che dovevo andare? A destra, volevo vedere se c'era qualcosa, ma non vorrei... Allora, giù di qua che c'era il bastardo. Che ecco, ricorda. Che ora ti beccherai di nuovo. No. No, ok, una più bella. Figo, che cambia a seconda... Pia la padella. C'è una padella a terra. Prendi? Prendo. Hai ottenuto la padella bruciata. Devo andare giù di qua? Eh sì, è l'unica via. E invece a destra non c'è niente. No, io volevo andare a destra. Ma non mi pare ci sia nulla. Almeno da quel che vedo. No. Va. Ma perché non mi fa cliccare? Ok. Ah, ok, non c'è niente. Vabbè, fail. Ottimo. No. Dio santo, rimarremo bloccati qui in eterno. Non andare sulla freccia, figliola. Ok, no. No, no, vattene, vattene. Ci sto andando. Ma mi deve ancora chiamare Alphys. Oddio. Ecco appunto. Ha riattaccato prima che tu rispondessi, vai. Qua mi chiama. Allora, qua devi muoverti. Ciao, quindi continua, vabbè, a muoverti blu di nuovo, cioè, quindi quelli arancioni sono fatti che ti devi muovere perché altrimenti ti fai male. Certo. E infatti vedi che te lo dice. Sì, sì. Sì, non molto chiaramente, però. Alphys ha pubblicato uno stato. Oh, me ci l'ho fatto. Le unghie non trovavano così da quando Undyne mi ha chiamata per chiedermi del clima. Del clima. Alphys ha pubblicato uno stato. Aspetta, non c'è un clima qua giù, perché mi ha chiamata? Devi stare ferma col blu. Quindi ti muovi. Brava. Dio santo. Cosa mi ricordo un sacco katana zero e... Sì, ma qua non ti shottano. Eh? Almeno. Ti shottano qua. E magari le fai alla prima. Pro player qua. C'è questo? Interruttore. Ah, l'interruttore. Premilo. Grazie. Alphys ha pubblicato. Ma Alphys sta sempre sui social. Oh mio Dio, ho dimenticato di spiegare dove deve andare. È esattamente come te. Cosa? Non è vero, io non faccio come lei. Alphys ha postato un'immagine. Immi, carina di me. È una foto di un cestino con applicati molti filtri rose glitterati. Carina. Ok. Che tenerezza. Oh signore del cielo. Ah, qua non chiedere. Brin. Qui Alphys, la porta nord sarà bloccata finché tu non risolverai puzzle di destra e di sinistra. Prima quello di destra e poi quello di sinistra o è indifferente? Indifferente, però andrei prima a destra. Basta. Oppure no, torna indietro. Ma perché? Oddio, ma chi sono questi? Parla con loro, parla con loro. La strada per il lavoro era bloccata. Così mi sono visto lo show di Mettaton. Lo show di Mettaton. Gli effetti speciali oggi erano spettacolari. Quello umano sembrava reale. Ok. Ovviamente uno spettatore esperto come me riconosce la CGI quando la vede. Questa? Mettaton? Sì, è la star più famosa di tutto il sottosuolo. Il suo fan club avrà almeno due, no? Tre dozzine di membri. Tre dozzine di membri, mica sono tante. E non sto nemmeno contando me stesso. Ok, quindi vado di qua.
Alphys ha pubblicato uno stato. Chissà se sarebbe noioso se spiegasse il puzzle. Per niente. Beh, guardalo prima. Parla col gatto. Ah, è un gatto, pensavo fosse un'altra creatura. La porta che conduce alla prossima è la testa di un gatto. È una testa. Quindi ho provato il puzzle. Continuava a finire le munizioni. Continuava a ripartire. E i miei due colleghi non mi aiutano. Sembra che non vogliano andare al lavoro. Perché c'è il punto interrogativo? Lo so. Spara alla nave nemica. Sposta le scatole per completare la missione. Ok. Tocca. Hai due colpi. Se muovi le frecce si muovono i cubi. Non vedo. Ah, ok. Devi levarli. Adesso tipo hai due colpi. Vuol dire che puoi spararne uno e rompere la cassa. Mm. E poi colpire l'altra nave. Prova. Cioè. Dai, Lisa, spara di nuovo. Ah, ma... Ne devi rompere la cassa, devi rompere la nave. Okay. Okay? Non avevo capito. Ok. Quindi basta, così? Sì. Ne hai ancora uno, dall'altro lato. Ok, vada. Qui ci metteremo 30 anni. No. Hai dei buoni riflessi. You. Drin. Alphys, eccomi. Quel laser blu, sembra proprio che tu non possa passare. Ma... in quanto scienziata reale, ho qualche asso nella manica. Hackererò il database dei laser di Roventerra e lo disattiverò. Secondo me farà un gran casino. Click. E invece... ma cos'è questo? Sì, probabilmente è la figlia del barista. Ah, infatti, finalmente qualcuno ha spento quel laser. Ora che siamo liberi... Penso che staremo qui e basta. Vabbè. Vestita da scolaretta? Sì, anche l'altra sopra. Anche l'altra. Stavamo andando in giro quando di colpo un botto di puzzle si sono riavviati a casa. È un bel problema. Spacca! Ora dovremo per forza saltare le lezioni. Cioè, peggio che uno sciopero. Cioè. Quindi... puoi muovere anche verso il basso, ovviamente. Due colpi. Ah, ma... ma se ne volessi muovere solo una? Guarda fino in cima. Guarda su. Ah, ok. E ne colpisco uno e poi dopo l'altro. Perfetto. Altro che i puzzle di Bioshock. Post. Gli hackeraggi. Stavo sentendo così il gioco. Hackeraggi. No. Ma... perché va da sola lì? Stai ferma, figliola. No, vi giuro. Non gliel'ho messa io lì. No. Stai ferma! Stai ferma! Ok. Oh, grazie. Mamma mia. Gli hackeraggi di Bioshock erano stupendi. Quelli del primo... allora, l'ho sempre detto anch'io, fin tanto che non ho riportato in live Bioshock, ed è cominciato a diventare un po' tedioso. Erano solo hackeraggi. No, è che nel primo... premetto che io amo la saga di Bioshock, altrimenti non avrei neanche il tatuaggio qui sul polso. Andate a controllare le live vecchie dove c'è anche Safer. Esatto, andate a riguardare. Andate a riguardare su YouTube. Vi faccio il... come si dice, mi permetto di spammare un po' il canale YouTube. Se volete andare a riprendere quelle... le live di Bioshock. E... ma cosa? Vai Ruben. Cos'è che stavo dicendo? Nel primo, dopo un po' gli aggiramenti diventano veramente fastidiosi perché interrompono il gioco
ma lo interrompo in una maniera che è un po' molesta, devo dire. E nel secondo, secondo me, hanno un pochino migliorato, esatto, hanno migliorato questa cosa perché è un pochino più veloce. Il primo è veramente survival, io compravo munizioni in continuazione. Dipende come gioca uno. Dipende come gioca che lì se le sprecava contro i nemici più piccoli. Sì, io le buttavo praticamente. Facevo un sacco male. Alphys ha pubblicato uno stato. Va bene, lo spiegherò e basta. È troppo tardi, Alphys. Dreen. Penso. Ehi, per i puzzle a destra e a sinistra. Sono un po' difficili da spiegare, ma. Li hai già risolti? Fantastico! Click. Ma lei ti butta sempre giù. Male. Lei ti butta sempre giù senza dirti niente. Ci provo, ma. Mamma mia. Pro. Oh no. Il problema sono i Big Daddy. Neanche tanti in realtà, perché io pensavo, me li ricordavo, mi fermo un attimo, mi permetto di fermarmi un attimo, me li ricordavo molto più hard, e invece riportandolo proprio in live a distanza di diversi anni, e mi sono resa conto che probabilmente la mia percezione della difficoltà era un pochino, come si può dire? Sballata, falsata, sì, erronea. Falsata, ma vabbè che io poi la prima volta che l'ho giocato avevo... 2 anni. No, 12 anni fa, quindi... Ero già vecchia. Oh, ma va quel paese, Ruben. Ne avevo 15 di anni. No, 16 ormai. Se uno fa come abbiamo fatto noi... Nella run che ho portato ultimamente, che fa molta attenzione a potenziarsi proprio fisicamente con i tonici, eccetera, eccetera, fai veramente fatica a subire del danno importante anche alla fine. E io mi ricordo che il boss finale, la prima volta che lo giocai, fu un trauma, invece cioè, farlo adesso è di una facilità imbarazzante. E siamo in the void? Yes, batta di no. Allora, Infinite a me piace molto, ma semplicemente perché è la conclusione di un... Cioè, io quando l'ho finito, e l'unica cosa che mi dispiace non aver giocato è stato il DLC. Il DLC che riporteremo in live adesso, quindi anche prima con Ruben, poi. Tra l'altro, prima o poi. Perché ho deciso di riportarli tutti quanti, prima l'1, poi il 2 e poi Infinite. E io quando l'ho finito credo di essere rimasta tipo una decina di minuti così pensando, cioè, che conclusione perfetta. Cioè. Ma questa è un'altra storia. Questa però è un'altra storia. Dreen, ehi, è un po' troppo buio qui, no? Non ti preoccupare. Hackererò il sistema delle luci per illuminare tutto. Oh no! Oddio no! È cotto e mangiato! Oh sì! Benvenute bellezze allo show culinario del sottosuolo, Cooking Mama, anche vero? È proprio... Oh sì! La prova del robot! Riscaldate il forno perché abbiamo una ricetta molto speciale per voi oggi. Guardate la faccia del mio personaggio. Ti prego, Ruben, fai uno screen con la faccia del mio personaggio adesso mentre il robot si muove così. L'ho già fatto. Riscaldate il forno, Stiamo per fare una torta. Ma che gusto? Al gusto di torta. Per l'occasione l'umano ci aiuterà prendendo gli ingredienti. Addirittura. Forza, gente, un bel applauso. Ci servirà zucchero, latte e uova. Incredibile. Avanti, zuccherino, puoi farcela. Questo è lo zucchero, direi. Quello è la farina. Dov'è lo zucchero, scusami? No, aspetta, cosa ha chiesto lui? Lo zucchero, il latte e le uova, quindi questo è lo zucchero. Ah, niente farina, allora quello è lo zucchero. Hai trovato lo zucchero. Vai. Le prendi tutti. Hai cambiato l'ordine, stronzo. Vabbè, è indifferente. Hai trovato il latte, ho trovato le uova.
Ottimo lavoro. Metti tutto sopra questo bancone. Lo devo mettere io? Sì, te l'ha chiesto. Okay. Come faccio? Per cortesia. Per cortesia. Toccalo. Tocca lui? No, tocca il balcone. Non mi mette niente. Ah, ok. Ok, perfetto. Perfetto. Ottimo lavoro, bellezza. Ah, le uova in fondo fanno male. Infatti, mi dà fastidio a livello visivo proprio. Abbiamo tutto il necessario per cucinare la nostra torta. Latte, zucchero, secondo me manca qualcosa, comunque un po' di lievito, giusto per non farla rimanere piatta. Oh cielo, aspettate, aspettate un magnifico attimo, perfettamente splendido. Come ho potuto dimenticarmene? Ci manca l'ingrediente più importante. Oddio. Oddio, è stato inquietantissimo. Quella è una motosega. Oh. Un'anima umana. Dreen. Pronto? Sarei nel bel mezzo di qualcosa. Di solito si risponde così, vabbè, al momento. Sì. Aspetta un attimo. Non potresti fare una... Non potresti usare un... Non potresti fare una sostituzione alla ricetta? Una sostituzione? Intendi usare un altro ingrediente non umano? Per quale motivo? Nel caso in cui qualcuno sia... Dai, quanto sarebbe stato bello però giocare Undertale e fare tutti i doppiaggi noi come dei cretini. Ma per quello puoi guardare i miei video. Ah, ok. Nel caso in cui qualcuno sia vegano. 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 Cioè, voglio dire, è un'idea geniale, Alphys. In realtà, fortuna vuole che io abbia un'altra opzione. Salutiamo tutti i vegani che ci seguono da casa. Esatto. Marca MTT, sempre conveniente, sostituto sapore anima umana. Vedi, MTT è la marca di Metaton. Sì, un barattolo che è proprio su quel bancone laggiù. Wow. Ok. Devi vedere, dovete recuperare i primi due video che ho sul canale di Undertale per sentire Gianluca e Albi che fanno Papyrus Essence, che sono qualcosa di incredibilmente cringe, ma allo stesso tempo incredibilmente bello. Ma spam. Ma tra l'altro il nostro show ha una scaletta molto rigida. Se non riesci a prendere il barattolo in un minuto, basterà semplicemente tornare al piano originale. Quindi ti consiglio di iniziare a scalare, bellezza. Come faccio? Beccati questa perla. È il cugino diversamente simpatico di Yes Man, Fallout. No, oh, Yes Man, il Fallout 3 che era il mio maggiordomo. Dreen, oh no, non c'è abbastanza tempo per scalare. No, aspetta, Yes Man era quello con la faccione tipo in mezzo al busto. Era l'altro, quello che avevo io, quello con la lanciafiamme. Fortunatamente potrei avere un piano. Quando upgradato, non si può leggere, scritto così, il telefono ho aggiunto delle funzioni. Come scrivi upgradato, scusa? Sì, ma non si può leggere declinato in italiano, upgrade. Declinato in italiano? Sì, ban per Lisa che... Cosa? Che si dissocia dagli inglesismi. Vedi quell'enorme pulsante con scritto jetpack? Guarda qua. Infatti era quello di New Vegas, nel 3 c'era l'altro. Infatti dicevo bene. Ecco, dovresti avere carburante sufficiente a raggiungere la cima. Ora vai! Dodge, schiva tutto. Ma cosa sta facendo? Mi tira dei biscotti? Del cosa? Oddio. Oh no. Sto diventando cieca, ve lo dico. Cosa sta tirando? Dai. Beh, uova. Queste sono le uova. Tra l'altro lo zucchero. Ti venga un colpo, mettato. In game, e questo è il latte. Fa male agli occhi. Sì, infatti fa malissimo agli occhi.
Guarda Rubens, mi viene una crisi per colpa tua. E c'hai Alexia accanto, non è il mio problema. Oh oh, sembrerebbe che tu mi abbia sconfitto, ma solo perché hai ricevuto aiuto dalla brillante dottoressa Alphys. Oh, ho i brividi al pensiero di cosa ti sarebbe successo senza di lei. Beh, ci si vede. Ma quindi? Ah, giusto, riguardo la sostituzione. Hai mai visto uno show culinario prima d'ora? Ho già cucinato la torta tempo fa, quindi non serve. Oddio. Giovanni Mucciaccia. Quindi ci ha messo un'altra anima umana? No. Ok, era una... Wow, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta davvero. Ottimo lavoro, squadra. Beh, comunque, io voglio un momento con lei e Undyne e Naokis. Comunque continuiamo ad andare avanti. Click. Io sto continuando ad andare avanti, non te. Oddio, che è sta roba? Una struttura infausta. Fausta. Si sta... Gli è in lontananza, ti riempie di determinazione. Allora... Del nucleo, quello lì è il nucleo. Quanto possiamo proseguire ancora? Fai un attimo nella stanza dopo. Trin. Vedi quell'edificio in lontananza? Quello è il nucleo. La sorgente di energia di tutto il sottosuolo. Non credo che sia il nucleo della Terra. No. Infatti. È il nucleo loro. Converte energia geotermica in elettromagia, poi... comunque... Lì è dove siamo diretti. Nel nucleo c'è un ascensore che porta al castello di Asgo. Oh, oddio! E da lì tu potrai tornare a casa. Oh, wow! Impressive. Siamo determinati. Guardate la faccia della determinazione. Aspetta, sei lì fermo in mezzo? Guardatela ancora. Guardatela. Brava. Bene. Guardatela ora. Ok, ho fatto, Ok, piano. Fammi un giro veloce di tutti i piani, un attimo. Devo capire una cosa. Come faccio a scegliere il piano? Tocca. Sì. Seleziona la destinazione. Allora, noi siamo qui adesso, al piano 1. L2, left... R1, non puoi andare R1. Ok, cliccali un po' tutti. Vai prima uno a sinistra. Che suono strano. Ok, non c'è niente. Vai nell'altra. Cioè, torna dentro e vai in quello che mancava. Nel destra 2. Magari esce più avanti. Escono più avanti. C'è un autoctono. C'è un civile. Sono Caldogero Torcia Accesa. Ricordati il mio nome. Ricordatelo. Caldogero Torcia Accesa. Quindi... Ok, va. Puoi andare a sinistra. Vado. Mi pare che qua ci sia una cittadina. Non sono sicuro, non mi ricordo. No, forse più avanti. Ehi amico, come va? Vuoi comprare un panino? Ma che vuol dire? Compralo. Lo prendo, sì. Grazie Ciccio, ecco il tuo paninino. Sì, Ino, paninino. Abbreviativo di panino. Ma mi ha detto che sono Ciccio. Comprane ancora. Compro ancora? Sì. Prendiamo il panino. Un altro? Eccolo qua. Ops, mi sa che ho finito i panini. Tieni, ti posso dare delle bag... Cosa? La gatta. Ok. Shoppa. Ancora? Un altro nino in arrivo. Vai proprio matto per il pane, non è così? Quanto ne avrai mangiato durante tutta la tua vita? Oddio. Ah, citazione di Giorgio.
Quante fette di pane hai mangiato nella tua vita? Zeppeli. Non lo so, non avrei Zeppeli. Non avrei un lavoro se non ci fosse gente come te. Ancora? Sì. Sì. Hai troppa roba. Mi sa che te lo dovrò mettere in testa. Comprane ancora. Ecco un altro panino. Te l'ho messo sul conto. Beh, non proprio. Te l'ho messo in testa. Comprane ancora, vai, continua. Tieni, divertiti. Tieni. Non me li fa più pagare. No, perché se continua, vai. Falli uscire dallo schermo. Ma dai. Sì, ma dai, ci metto 30 anni. No, manca poco. Ma perché tanto non ti fa neanche divertiti? Pagare. Perché tieni, divertiti? E in realtà è lui che si sta divertendo un sacco. Ah, infatti, secondo me è lui che si diverte, non io. Basta. Ok, muoviti. No! L'hai fatti cadere. Sei un mostro. Questi mi restano sulla testa ora. Per un po'. Ops. Non più. Amo i panini. Ehi, non è strano che ci sia della neve sul tetto di quel tipo, giustamente. Forse è solo troppo pigro per toglierla, probabilmente. Panino tostato. Già. Ma era vulcanina questa. Sì, sta bruciando il panino nel vulcano. Ok. No, ok, ti direi di non andare di qua ora, perché sono altri enigmi. Non cosa? Sbaglio. Alfi si è postato un'immagine cena con la mia dolcezza. È l'immagine di una statuetta di donna gatto vicino a una ciotola di noodles istantanei. Sì, sono sì, proprio come fai te. Ma cosa stai dicendo? Oddio, Scalfico 95 è coso? Sì. È proprio... Ti sanno. Stiamo postando immagini hot. Ecco io e il mio amico Fico. È una foto di Papyrus che mostra i muscoli allo specchio. Ha degli occhiali da sole. Dei bicipiti muscolosi sono incollati alle sue braccia. Ok. Anche i bicipiti hanno gli occhiali da sole. Ho vista l'immagine. Oh no. Oh no. Ok, io ti direi a questo punto scappa, torna indietro e vai a salvare. Fiu fiu. Ma di là cosa ci sarebbe stato? Enigmi. Continua. Enigmi. Salvataggio piano 1? Sì, era qua, piano 1 a sinistra. Se non sbaglio. Sì, credo di sì. E ci perdemmo tra i piani. Se vuoi, prima di chiudere, ti faccio fare una cosa nei file di gioco. Però vai no, a salvare prima. Evidentemente non era qui. Era a destra. Piano 1 destra. E rimanemmo incantati qui fino all'eternità. Esatto. No, è il 2 destra? No, era questo. Okay. Era questo. È di qua. Però non abbiamo visto il 2 ah, destra. Ok, è di qua, No, è dove eravamo prima, a destra, vai. Mm. È dove dobbiamo andare poi. Ah, è sicuro, dobbiamo andare di qua. Sì, va anche in orizzontale. Va anche, assolutamente. Cioè, salviamo. Poi. Ok, allora, ora dal gioco puoi uscire. Ok. Esco proprio? Sì, per uscire devi tenere premuto ESC. Sì, cioè, sì, no, ma dopo mi sposto da una schermata all'altra, allora. Ah, beh, va bene. Con le nostre facce. Ok, però ti chiedo un attimo una cosa da controllare nei file di gioco. Se lo facciamo in live alla veloce si può fare. Ok, però prima mi sposto nell'altra schermata. Allora, aspetto un attimo perché devo smettere di streamarti cosa. Stop streaming. No. Oh sì. Oh no. Allora, ed ecco tornato. Ecco tornato Ruben Cyan e il suo Holly vicino alla... Allora, usciamo dal gioco. Allora, ho la guida qua davanti. Uscendo, sta uscendo dal gioco. E dunque?
E dunque. Ok, allora. Mm-hmm. Vediamo se lo si trova. Oddio, in realtà... ok, se vai su Steam e vai a vedere un attimo i dati di gioco. Allora, che dice Steam? Libreria. Dove devo guardare esattamente? È in Undertale. Sì, sì, ok. Dove devo andare a vedere? E... sei nei dati di gioco, nei file locali. Quindi faccio proprietà, file locali. Ok. Uh-huh. Che devo fare? Allora, cerca il punto .ini. Sfoglia i file locali, punto .ini. Sì, sì, fai cerca punto .ini. In alto, metti, scrivici .ini, sì, in alto, sì, a destra. Sì. Cerca file. Altrimenti divento scema. Cerchiamo, ok, c'è options, options.ini. Dovrebbe essere quello. Ok, faccio apri. In realtà mi dice undertale.ini, però se mi guardi un attimo in option... lo apro col blocco note, me lo visualizzo. Sì, 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 sì. Blocco note. Ok, ci sono poche opzioni in realtà. Ok, cioè, leggi da qualche parte fun. No. F-U-N. Niente. Cioè, create textures on demand, alternate sync. Non credo che sia quello che stai cercando, da. Ok, no, allora non è quello. Siamo sicuri che non è nel... Allora, qua mi dice di controllare in appdata locale Undertale, quindi nei salvataggi. Quindi non è dai file locali, ma devi cercare... Allora, sì, sì, disco in... locale, utente... utente... sì, il sì, nome... sono presente, roaming... Ok, local... local Undertale... o Steam Undertale... Sì, sì, Undertale... ecco, c'è Undertale-ini, qua c'è... Ok, aprilo. Apri con blocco note... Ok, fan 57. 57? Vuol dire che tu non cos'è hai love 57 nightmare mode. Ok, probabilmente da controllare nelle prime live. La nightmare mode non è niente di che, assolutamente niente. Quando ti danno il puzzle di Sense, esce un'iconcina di un pupazzo di neve che sorride sulla destra, cosa che normalmente non appare. Niente. Ok. Peccato. Sta andando meglio. Tra l'altro così, con una faccia serissima. E niente. Perché ero curioso di vedere, perché molti dovevano uscirti come eventi. Non ne ho visto nessuno, quindi ho detto no, ok, questi qua non ci sono, questo qua non c'è, questi due non l'ho visti. No, no, è fatto bene, ha fatto bene. O non c'è, o c'è quello. Quindi ti è capitato quello, infatti nella prima live, poi controllerò, quando ti danno il cruciverba, evidentemente c'è il logo del pupazzo di nivellato. Mi sembra di sì, così ricordando. Mi sembra anche a me, però non ne sono sicurissimo. Però comunque si resetta ogni run, quindi abbiamo tre possibilità di incontrare cose. Va bene. E io ringrazio ancora Ruben per essere stato con me stasera. Questo gioco mi sta facendo... Figurati. Questo gioco mi sta piacendo veramente tanto e avevate ragione a consigliarmelo. Mi dispiace di non averlo giocato prima, però... meglio tardi che mai. Aspettavi che qualcuno te lo donasse? Non è assolutamente vera questa cosa. Non è assolutamente vera. E visto che l'abbiamo detto prima, per chi si volesse recuperare le live successive, io le toglierò magari da Twitch, le troverete su YouTube, solo su YouTube, e ne approfitto anche per spammare un po' il canale di Ruben, anche se lui l'ha già fatto un sacco di volte stasera. E... ah, bravo, bravo, dillo così in tono accusatorio. Sto scherzando, andate a vedere anche da lui, perché lui ha già fatto diverse run in Undertale, quindi se vi può interessare.
e le trovate anche da lui. Quindi, ragazzi e ragazze, ci vediamo domani pomeriggio per chi vuole, altrimenti la prossima settimana non so ancora quali appuntamenti ci saranno. Forse non lunedì so ancora. Ancora c'è. Lunedì sì, direi di sì. Lunedì è 21. Venerdì quasi sicuramente no, perché è 25. Venerdì quindi... direi proprio di no, festeggiamo Natale per quel che si può fare, chiaramente. E niente, ragazzi e ragazze, io vi auguro la buonanotte, vi ringrazio per essere stati con me fino a quest'ora e a domani per chi ci sarà. Buonanotte a tutti. A tutti. Ciao. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!